Sono qua in diga a presentare la stagione degli eventi 2014. Siamo al tavolo e ringrazio l'assessore allo sport Massimo Girotto e l'assessore Silvio Vianello al turismo. Niente, ci troviamo qua tutti assieme con i nuovi amici incontrati quest'inverno. Abbiamo messo in piedi delle attività, degli eventi nuovi che dopo Andrea Malvestio andrà a presentarli. Per quanto ci riguarda come Indiga, continueremo quello che ho iniziato nel 2009 a fare degli eventi settimanali con la discoteca il sabato, degli eventi in terrazza, però l'evento che oggi vogliamo presentare è l'evento, diciamo, quello più importante, dove l'evento della spiaggia, un evento nuovo. Abbiamo deciso di cambiare il format degli eventi perché ci stiamo adeguando ai cambiamenti. Magari Andrea, adesso gli passo la parola, lo presenta in maniera più dettagliata. Sì. Beh, mi piace la frase ci siamo adattati al cambiamento, perché in questo momento qua chi si adatta al cambiamento vince, quindi è un buon auspicio. Il format nuovo in Ibiza è la festa sulla spiaggia dell'estate, quindi la festa che porta un qualcosa che noi abbiamo individuato e riconosciuto nel progetto spagnolo, quello che succede un po' nell'isola iberica, e lo riproponiamo, cerchiamo di farlo con lo stesso stile e più con il gusto italiano. Sarà un evento che parte dalla mattina, a differenza di tutti gli altri format, con il sole, con la musica, con la zumba, con la diretta radio di Stereo Città, con l'animazione, con il food and beverage, con i mercatini. Sarà quindi una giornata intera che parte dalle 10 del mattino e arriva a mezzanotte, con un susseguirsi di eventi, con la cena sulla spiaggia, con la possibilità di guardare le stelle, con yoga e anche con quello che riprendiamo dal passato, l'aperitivo e anche la musica, che fanno da collante a tutte queste iniziative, a tutte queste attività. È un format molto più completo, molto più organizzato, che non lascia spazi vuoti dalle 10 di mattino a mezzanotte e che quindi abbiamo intenzione di proporre come evento di successo, come format nuovo, questo It Ibiza, che noi abbiamo poi anche dato come slogan della nostra estate, la movida del verano, cioè una festa dell'estate sulla spiaggia. Però lascio anche adesso la parola a Raffaella, che ci dà un po' più di dettagli tecnici e della situazione. Sì, allora sono appunto innanzitutto sono 4 date distanziate tra di loro, in modo che chi non può partecipare alla prima o chi ha la fortuna di partecipare alla prima può tornare a quelle successive. Quindi abbiamo una all'inizio, una alla fine di giugno, poi una il 27 luglio e l'altra proprio la chiusura il 15 di agosto. Il concetto è quello di avere una situazione animata, però non stressante, perché ovviamente chi viene in spiaggia vuole divertirsi, però non vuole l'atmosfera caotica che a volte si trova in tanti posti. Quindi tutto questo è stato fatto proprio con il gusto italiano, però, come diceva appunto Andrea, richiamando a Ibiza. Chi è stato in Ibiza tra di noi sa che chi ci va ci vuole tornare, chi non c'è stato ci vuole andare, per cui quello che ci sarà qui sarà veramente il ricreare la stessa atmosfera. Ci saranno appunto i mercatini, i DJ, le persone potranno arrivare la mattina, scegliere in vari momenti della giornata quale attività partecipare, ma non partecipare affatto, perché comunque siamo una delle spiagge appunto più belle, una delle location più belle di questa spiaggia, per cui chi vuole può anche solo semplicemente prendere il sole a sottomarina, in diga. Quindi già questo basta per chi vuole fare solo questo.
tutti gli altri potranno appunto scegliere nei vari momenti della giornata quale attività fare. Abbiamo lo yoga che ci sarà sia la mattina che al tramonto, perché sono i momenti poi anche belli di fare yoga, i mercatini, che anche quelli sia la mattina che durante la giornata, poi con l'illuminazione notturna che quindi cambia l'atmosfera della spiaggia, credo che l'assessore di confermare, l'atmosfera della spiaggia cambia dalla mattina, poi c'è il momento del tramonto, molto suggestivo, a Ibiza, Mykonos, le varie spiagge full, diciamo, del mondo, c'è addirittura l'applauso che accoglie, c'è che saluta il sole che se ne va, e poi la sera con l'illuminazione che sarà comunque soft per quanto riguarda gli ambienti dove si cena, si mangia e ci si rilassa, però anche ci sarà tutta la parte musicale animata, perché lo stesso pubblico che si vuole coinvolgere ha una fascia di età abbastanza ampia, giovane, però insomma il giovane adesso si sposta anche un po' più in là rispetto a quello che magari si può pensare in termini giovane. Ecco, questi qui avete, per i colleghi della stampa abbiamo creato un foglio dove avete tutti i numeri dell'evento, quindi appunto le quattro date, 40 personal trainers, 10 snack bar e lunch bar, 2 aree di ristorante al mare dove si potrà appunto sia pranzare che cenare, con la grigliata, la sangria, la paella, quindi anche i profumi della Spagna, i mercatini, le interviste, poi abbiamo creato un photo contest che, visto che appunto adesso siamo tutti dotati di dispositivi tecnologici, di telefonino, di video, eccetera, le foto, i video più belli saranno inseriti nelle varie capodate durante la giornata, all'interno di appunto uno schermo che si potranno vedere, quindi le persone si fotograferanno e si potranno vedere nello schermo. Abbiamo creato con l'associazione Astrofili di Padova la possibilità di guardare le stelle, che è una terrazza, poi decideremo bene dove posizionarci. Che ha fatto un po' da padrone nelle ultime stagioni e il vicinato probabilmente ringrazierà anche del cambiamento di rotta a livello soprattutto anche musicale. Beh, qual è il miglior luogo per fare un cambio di rotta se non di fronte a un porto? La situazione rimane quella del grande evento. Abbiamo cercato e stiamo cercando ancora di mettere all'interno di questa programmazione tanti eventi nell'evento in modo che sia organizzato e continuativo e che dia l'opportunità ai giovani non solo di fare prevenzione ma anche di avere qualcosa da fare oltre che la musica e l'aperitivo. Dentro qua ci sono balli, animazione, la diretta radio, la yoga, guardare le stelle, i mercatini, cioè uno quando ha anche qualcosa altro da fare è più incentivato a seguire un'altra strada, no? E questo è quello che stiamo cercando di fare. Puntiamo molto sulla cena in spiaggia, faremo la barbecue con la paella e la sangria e quindi sarà un altro modo di vivere la giornata in spiaggia, dal sole alla mattina fino a mezzanotte, quindi non orari tardissimi, si arriva prestissimo, questo sì, questa è l'innovazione, bisogna farli svegliare presto e arrivare a Sottomarina a godere il bello che qua è il sole, non solo la luna. Grazie a tutti, la prima data è il primo giorno, ci vediamo tutti il primo giorno. Okay, grazie.